eccoci qua, cari formatori o professionisti della formazione. Oggi parliamo del quello che è il valore più importante, cioè il tempo. Il tempo che io devo dare al mio corsista. In questa interfaccia grafica voi vedete l'accesso di un account di un corsista specifico, in questo caso è Michele, che sta partecipando al corso Marketing Facile. Marketing Facile è un percorso formativo dove l'utente, in questo caso, ha un accesso ad una dashboard, okay, con tutto quello che è stato attivato sostanzialmente. Questa è una dashboard dinamica, perché si attiva nel momento in cui l'ente formativo carica dei contenuti e ha predisposto il suo format. Quando predisponete voi il vostro format formativo, vanno a realizzarsi, ad apparire la dashboard, perché se noi non abbiamo nessuna attività in calendario, non sarà presente il calendario. Se non avete attivato live, non sarà presente la stanza live per le vostre dirette. Se non avete video, non ci sarà la diciamo come sezione video all'interno di questo specifico corso e tutte le sezioni che andate a vedere qui da questa parte. L'obiettivo è quello di dare tempo, perché più velocemente Michele potrà accedere alle informazioni, il tasso di abbandono dal percorso formativo sarà sempre più basso, perché più è complesso l'accesso all'informazione, più l'utente si stancherà, di conseguenza un abbandono. Per esempio, sono nella sezione report, perché l'utente in questo caso può vedere qualcosa visto del percorso formativo, ok, in tempo reale, per cui l'utente sa che ha fatto il 15%, che doveva fare tutti questi documenti e questi video, qua ci sono 29 video, ok, e anche il tempo minimo che era di permanenza sul percorso formativo che era stato impostato, per cui lui sa cosa doveva fare. Un altro aiuto inserito proprio questo fine settimana è l'assistente vocale. Cosa vuol dire l'assistente? Lo potete attivare, lo può l'utente attivare, disattivare, in modo tale che spiega cosa c'è all'interno di ogni sezione. Nel momento in cui io vado, per esempio, in questionari, se vado su area report, l'assistente vocale, aiuta l'assistente vocale a sostanzialmente a diminuire anche un rapporto tra virgolette un po' più dinamico nel mantenere quello che noi chiamiamo tasso di abbandono. Più è il tasso è basso, più avete come enti formativi la possibilità di fidelizzare il vostro cliente. Questo è l'obiettivo. Poi è ovvio che l'utente ha un suo account, ha tutti i corsi che lui può frequentare, perché è legato all'account tutti i corsi che ha. Per esempio Michele ha, vediamo quali corsi attivo, ha tutti i corsi che può, e lui in questo caso è già collegato, ha in questo caso, andiamo a vedere, aveva anche, vediamo un po' se abbiamo customer, ha gli attestati, il calendario, altri corsi, vediamo un po', andiamo in home. Ok, andiamo a accendere sempre l'assistente vocale. Possiamo andare a vedere anche i video. Ecco, questo per dare una panoramica di quanto l'obiettivo è facilitare l'utilizzo della piattaforma lato corsista. Questo ci permette sostanzialmente di risolvere quello che noi chiamiamo la leva del tempo e la seconda leva, che è l'interazione, altro elemento distintivo di Virtual Meeting e-learning. Per adesso grazie, se volete iniziare a capire e conoscere il nostro sistema siamo a vostra disposizione per un incontro conoscitivo, perché l'obiettivo è conoscere chi siete voi.
che capiamo chi siete voi, possiamo capire se la soluzione è adatta per voi o no. Per adesso grazie e buona formazione a tutti voi.